Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial di cucina. Oggi vi farò vedere come realizzare questo ciambellone, mandorle e carote. Andiamo subito a vedere come si realizza. Gli ingredienti per un tegame da 25 cm di diametro sono 3 etti di farina, 150 g di zucchero, un uovo, uno yogurt, 2 etti di carote, 50 g di mandorle oppure aroma alle mandorle, lievito per dolci, poi dovrete tenere un pochino di mandorle intere e dello zucchero in granella. Realizzare questa torta è veramente semplicissimo. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è unire l'uovo con lo zucchero. Quindi andiamo ad inserire nella nostra terrina lo zucchero e l'uovo. Andiamo a mescolare lo zucchero e l'uovo con le fruste elettriche, però prima di far partire le fruste elettriche giriamo un pochino a mano, tanto per rendere l'impasto un pochino più omogeneo. Faccio partire le fruste elettriche. Una volta ottenuto un impasto di questa consistenza, vado ad unire lo yogurt. Anche in questo caso giro prima un pochino a mano e poi faccio partire le fruste. Adesso dobbiamo andare ad unire le carote che io ho già tritato finemente, quindi andiamo ad unirle e andiamo ad unire anche le mandorle che ho già tritato. Come sempre vado a mescolare un pochino a mano l'impasto e faccio poi partire le fruste elettriche. Ottenuto un impasto di questa consistenza, andiamo ad aggiungere a questo punto la farina e il lievito per dolci. Quando unite la farina, io vi consiglio di girare un pochino a mano in modo che non si formino poi troppi grumi e che comunque l'impasto rimanga semplice da mescolare. Vado ad unire anche il lievito per dolci. Faccio partire le fruste elettriche. Se l'impasto non è abbastanza morbido e lo preferite un pochino più fluido, potete andare ad aggiungere un pochino di latte oppure un pochino d'acqua se volete una torta ancora più light. Io in questo caso vado ad aggiungere proprio un pochino d'acqua, ma pochissima, diciamo 2 cucchiai. Adesso che ho ottenuto un impasto omogeneo, posso andare a trasferire tutto all'interno del tegame. Vi ricordo che utilizzo un tegame apposta per fare il ciambellone del diametro di 25 cm. Siccome io sono una sostenitrice delle ricette light, non vado a utilizzare il burro per ungere il tegame, ma metto direttamente la carta forno. Come vedete è un tegame un po', come dire, vintage perché era di mia nonna, però è di alluminio, trattiene il calore in modo esemplare, quindi questi tegami sono davvero fantastici. Vado a mettere sopra la carta forno, poi vi faccio vedere come si fa ad utilizzare la carta forno nel tegame col buco al centro. Andate a mettere un pochino, diciamo, la parte che avanza di carta forno sotto il tegame in modo che sia ferma. Modellare un pochino la carta in modo che rimanga giù, quindi così. Adesso con il peso dell'impasto vedrete che la carta rimarrà giù. Quindi ne mettete un pochino giusto per dare il peso e farla restare giù. Ecco, in questo modo, e adesso potete andare, diciamo, a sistemare il vostro impasto con l'aiuto di una paletta per dolci.
È un'operazione un po' delicata, però vi assicuro che è più semplice di quello che sembra. In questo modo sarà veramente più semplice. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare la parte al centro. Quindi andiamo a prendere un coltello con la punta sottile, come questo, e andiamo con il peso dell'impasto sopra, ovviamente. Non fatelo prima, perché se lo fate prima non viene quello che dovrebbe. Quindi andiamo a bucare così e facciamo proprio tutto il contorno. Ecco, come vedete, non c'è più cenno di carta forno. Adesso potete andare a sistemare il vostro impasto in modo che sia poi omogeneo all'interno del tegame, che non sia più alto da una parte, più basso dall'altra. Però questo è un lavoro che, mi raccomando, dovete fare dopo che avete già tagliato il buco al centro. Adesso che l'impasto è ben sistemato all'interno del tegame, quello che andremo a fare è mettere la decorazione, quindi andrò a mettere qualche mandorla intera sopra e lo zucchero in granella. Ovviamente questa è una mia variante, però se non vi piace con lo zucchero in granella o con le mandorle sopra, potete anche lasciarla direttamente così e metterla in forno. Io però vado invece a metterci qualche mandorla. Adesso vado a metterci sopra lo zucchero in granella. Andiamo ad infornare in forno statico per circa 40 minuti, 45, 35, insomma dipende dal vostro forno, quindi più o meno il tempo è quello, a 180 gradi. Questo è il risultato. Ha cotto in forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti. Adesso andrò a tagliarne una fetta insieme a voi per farvi vedere anche com'è rimasto all'interno. Come vedete è molto soffice. E questo è il risultato. Vi auguro buon appetito, fatemi sapere se avete realizzato questa ricetta e arrivederci al prossimo video.